Franco Piscopo era nato a Savona il 27 maggio 1966. Era un grandissimo amico della mia famiglia e noi amici della sua famiglia. Nel 1983 era stato colpito da una terribile tragedia. Suo fratello Massimo morì in casa a causa di un'overdose di eroina. A soli 18 anni. A distanza di alcuni anni, a partire dall'inizio degli anni 90, anche Franco intraprese la brutta via della droga, che lo portò alla tossicodipendenza e al carcere. E dopo tutte queste terribili esperienze negative, si aggiunse anche la malattia. Infatti si ammalò di AIDS. Franco morì a 52 anni il 28 giugno 2018 all'ospedale San Martino di Genova a causa di una crisi respiratoria causata dalla sua malattia. Una preghiera e un pensiero per Franco, sperando che la sua storia faccia capire a tutti noi di stare lontani dalla droga. La droga infatti porta disgrazie, problemi con la giustizia e malattie. La sua morte ci faccia capire di evitare la droga e di cercare di avere un comportamento giusto e corretto in suo ricordo.